Lomar Radio 432 presenta Alomar di Mistero, donne e potere. Susan Walsh, con le voci di Martin Gisnidaro e Lorenzo F.P. Mariani. Sound editing by Lomar Graphics. Ballare a tempo pieno è come una droga, non posso stare senza. Ho smesso quelle porcherie, ma questa adrenalina, gli occhi su di te, famelici, mi danno un'energia pazzesca. Ci ho provato e riprovato. Credete forse sia di cattivo gusto? Sono una donna libera, ho un figlio e ho bisogno di soldi, tanti. Lo dicevo giusto ieri a Melissa.
Mi ci sono pagata il college con gli strip. Che c'è di male? Beh, quello che c'è dietro è male. Non l'unico che è New York, si intende. Forse uno dei tanti. Non il più oscuro e peggiore. Ne ho scritto in vari articoli. Il Village. Ho appena finito di collaborare ad un libro. Luci rosse. Red Eyes. Sono libera, ripeto. Una donna in carriera. E se voglio scrivere dell'industria del sesso, devo guardarli negli occhi gli uomini. Devo capire cosa provano, cosa vogliono. Che ci siano anche loro tra quegli occhi, quelli basati. Nutley è un piccolo angolo del New Jersey. Case vittoriane accompagnate ad edifici di cemento, quasi a braccetto, in una danza che rende il tutto armonioso e allo stesso tempo disarticolato, come un ballo di Isadora Duncan. Le strade sono larghe, i marciapiedi assolati, e si possono ancora trovare negozietti agli angoli, dei vecchi bar, una fermata per i tir e gli autobus, una ferrovia abbandonata. Sembra armoniosa, ripeto, ma gli occhi di quelle case vittoriane sembra che scrutino. Testimoni di accadimenti antichi e moderni. Occhi quasi giudicanti. Passarci davanti è un misto fra l'euforia nel vedere qualcosa di antico scampato alla cementificazione e un senso di oppressione. Come se fantasmi di proprietari passati potessero sgusciare fuori raccogliendo il giornale sullo zerbino e salutare con la loro mano trasparente il passante di turno. Il sole svela e le ombre sono nette, ben distinte, quasi chiedessero di schierarsi tra un lato buono e uno cattivo. Qui vive Susan Walsh, una giornalista freelance. Non in una casa in stile vittoriano. Lei vive in un appartamento, piccolo, insieme al figlio David, che ama sopra ogni cosa. Il figlio è sullo stesso piano di un'altra passione di Susan, il lavoro. L'ex marito vive al piano inferiore. C'è un rapporto di cordialità. Un altro ex di Susan. Se ne possono contare molti. Forse l'unico che non l'ha trattata come un oggetto del desiderio, volendola lasciare andare.
Perché lei è libera, Susan. Voleva fare la giornalista sin da piccola e ci era riuscita. Addirittura a scuola cercava sempre storie più grandi di lei, ovviamente senza successo, nella calma quiete del suo college. Volitiva, carismatica, senza peli sulla lingua, a volte forse un po' ingenua, Susan percorre ogni mattina questa strada e aspetta l'autobus. Lei non possiede un'auto. È fuori da quella civiltà moderna così ansiosa. Non sente il bisogno di un mezzo a quattro ruote. Si sposta in autobus. Bionda, occhi azzurri e vibranti, sandali ai piedi, percorre a grandi falcate la Avenue fino alla fermata dell'autobus. Spesso si reca nella caotica City. A 36 anni, però, ha altre ambizioni. I turni appiccicosi di un bar a $200 fino a tardi le stanno stretti e una camera singola su un cortile asfaltato non fa più per lei. E il bambino. Le mattine in cui può, Susan prende un autobus sull'Avenue e arriva dopo 20 minuti di autostrada a New York. È a metà di un master in inglese alla New York University. Sin da quando Susan Walsh era una bambina, il suo sogno era quello di diventare una poetessa e scrittrice. Ma una famiglia disastrata e un'infanzia infelice hanno messo i bastoni fra le ruote al suo obiettivo principale, trasformandolo in una lotta continua. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera e ben ritrovati insomma in questa nuova puntata di All'Omar di Mistero. Bentornati al mistero che viaggia su questa sera qualcosa di molto molto particolare. Su binari strani diciamo. Binari strani. Intanto vorrei ringraziare Marta, Simona, Roberta, Giovanna, tutti quelli che sono con noi, Michele, in chat. Sono con noi in chat, Mario, ci siete un po' tutti, Daniele, Lidia, grazie ancora, grazie mamma anche che ci sia anche tu. E intanto vi lasciamo a I'll Never Die.
Quando Susan aveva 20 anni, era invece un'alcolizzata, una tossicodipendente, una spogliarellista. Tuttavia, ha mantenuto vivo il suo sogno. Con lo striptease si era pagata il college. Appena laureata nel 1984, decise di abbandonare questo mondo e nel 1988 ha ripulito la sua immagine trasformandola in moglie e madre devota. Ma un fuoco ardeva dentro la sua anima. Uno scoop, rendersi utile, essere al centro di qualcosa di pazzesco. Susan amava molto suo figlio ed era sempre lì per lui, così come era presente per la sua carriera giornalistica. Tra un seminario e l'altro, sfrecciò lungo l'isolato fino agli uffici del Village Voice, il prestigioso settimanale cittadino. Lì cercava di trovare scoop importanti, lavori di ricerca, verifica dei fatti, qualsiasi cosa. A volte veniva anche David, il figlio, e faceva i compiti al computer nel piccolo stanzino della redazione. Alla fine, Susan e suo marito si separarono. Sebbene Susan sognasse ancora di diventare una scrittrice, ebbe difficoltà a prendersi delle pause. Per sostenere suo figlio tornò allo strip club, incapace di resistere al denaro facile e allo stile di vita seducente. Susan si riteneva una tossicodipendente e che l'intera faccenda del sesso era una specie di dipendenza. E stava cercando di rompere questa dipendenza. Ironia della sorte, lo strip contribuì a dare un impulso alla sua carriera giornalistica. Alla fine ottenne uno stage al Village Voice di New York, facendo ricerche sull'industria del sesso. Presto scoprì una storia calda. I mafiosi russi nel New Jersey avrebbero costretto giovani donne russe bellissime, attirate con l'inganno di una nuova vita a fianco di milionari americani, a lavorare negli strip club come schiave. Roba scottante, ma Susan ci si fiondò a capofitto. Tutto questo aveva cominciato a dare i suoi frutti. Un paio di racconti pubblicati, un'estate di esperienze lavorative, persino un credito come associata di ricerca sul libro A2 dello staff di Voice uscito a giugno. Era così elettrizzata da quest'ultima novità che vendette un sacco di copie lungo Washington Avenue, entrando e uscendo dai negozi come una rivenditrice di dolciumi. Eppure, da qualche parte sulla striscia di marciapiede di Nutley, il 16 luglio del 1996, Susan scomparve dalla vista di tutti. Vestita di nero, in un accecante martedì mattina di mezza estate, ha lasciato suo figlio David, di 11 anni, chiuso a chiave con l'aria condizionata, la borsa e le chiavi, ed è uscita per fare una telefonata e incontrare un ragazzo. Il calendario era stato strappato proprio nella pagina che corrispondeva al mese di luglio. Venne notata per qualche istante passare davanti al garage accanto e al deposito degli autobus ansimante, sotto i pali del telegrafo e oltre gli incroci, verso i telefoni pubblici più vicini, e lì si fermò, non protetta da vetri, proprio in mezzo alla strada e un parcheggio per camionisti. Ma nessuno la vide fare la sua chiamata. Quindici giorni dopo,
quando i poster di Missing Person vennero pubblicati negli stessi negozi, alcune persone pensarono che facesse parte della promozione del nuovo libro di Susan. Veniamo alle notizie principali. La nota giornalista Susan Walsh è scomparsa. È bionda, occhi azzurri, come potete vedere in foto. Ha 36 anni, alta 167 cm circa e pesa 45-49 kg. È stata vista l'ultima volta tra le 11 e le 12 del mattino su Washington Avenue a Nutley, New Jersey. Chiunque l'avesse vista o può dare informazioni utili, può contattare il Dipartimento di Polizia di Nutley. Ci sarà una ricompensa se ritrovata. Cos'è successo a Susan Walsh? La polizia crede che abbia semplicemente scelto di scomparire, ma la verità è sfuggente e potrebbe essere molto più sinistra. Alcuni dicono che Susan Walsh sia stata uccisa da mafiosi, da quella famosa mafia russa su cui indagava e che spesso le aveva inviato minacce. Alcuni dicono che avesse ripreso a drogarsi, che fosse in overdose, chissà dove. Altri credono che sia stata risucchiata in una cultura sotterranea del sesso e del pericolo, che l'ha attirata e non l'ha più lasciata andare. Il suo editore ne parlava in modo entusiastico. Susan era una ricercatrice fantastica. Dava anima e corpo. Poi è entrata in una situazione scomoda. Molti di questi strip club nel New Jersey hanno partner occulti e silenziosi. Alcuni proprietari e soci sarebbero stati coinvolti nella criminalità organizzata. Ad un certo punto c'è stata come una guerra tra strip club e Susan si è trovata proprio nel mezzo. Susan si è guadagnata lodi per l'articolo sulla mafia russa, ma ha anche ricevuto minacce. Sentiva che poteva essersi fatta dei nemici. Sapeva di essere seguita, pedinata. Una volta rivelò pure dalla CIA e dai servizi. Il suo prossimo grande progetto potrebbe anche averla messa in pericolo. All'inizio degli anni 90, bizzarri club di vampiri iniziarono a nascere nel Greenwich Village di New York. I club vantavano una clientela rischiosa ed eterogenea. Avvocati, infermieri, dottori, preti, personaggi di spicco nel clero, personalità importanti a livello politico, eccetera. Molti hanno affermato di essere veri bevitori di sangue. Susan ora aveva un nuovo progetto, tutto suo. Niente sesso, ma solo una droga umana inesauribile. James Ridgway, il suo mentore al Village Voice, aveva sentito che il sangue stava scomparendo dagli ospedali di New York. Le suggerì di esaminare la faccenda. Thank you.
Susan trascorse giorni al telefono e settimane incrociando le ombrose strade vittoriane dell'East Village, dove gli alti palazzi fanno sembrare il cielo più cupo e scuro e dove le ombre sono lunghe, griffagne, come un film dell'orrore. Alla fine, senza fiato, venne da lui con la spiegazione più strana. Vampiri. La storia che aveva inviato a Ridgway sembrava un brutto horror. Walsh affermò, sorprendentemente, di aver trovato dei veri adulti con un lavoro di ufficio che bevevano il sangue di altri adulti nei loro angusti appartamenti di New York. A volte lo rubavano dagli ospedali, il più delle volte mordevano e succhiavano, con le zanne, proprio come Bela Lugosi. Ridgway aveva sperato in uno scoop credibile. Era deluso. È stata completamente assorbita dalla cosa dei vampiri, dalle teorie, dai flussi di energia. L'articolo che ha scritto non è stato molto astuto. Lei credeva molte delle cose che questi ragazzi le dicevano, su come ci fossero omicidi segreti e così via nel mondo dei vampiri. Ci sono molti clienti abituali nei club. A Susan venne chiesta una riscrittura. Con disappunto di Susan, Village Voice non pubblicò mai il suo articolo sui vampiri. Ma nel giugno del 96, il mese prima della sua scomparsa, la carriera di Susan era di nuovo in rialzo. Aveva svolto la ricerca principale per un libro di James Ridgway e Sylvia Plecci, Red Light, dentro l'industria del sesso. Tuttavia, la notte della festa dell'editore, James Ridgway notò che i polsi di Susan erano fasciati. Ella rispose che non era niente, voleva solo provare come ci si sentiva. Ridgway era anche preoccupato che Susan stesse prendendo tranquillanti e avesse ricominciato a bere. Le consigliò di andare dal dottore. Le chiese se ballava ancora. Ormai Susan era tornata a ballare a tempo pieno. Documentario realizzato da una vecchia amica, Susan parlò apertamente di quanto fosse costato uno stripping. Tutto ciò la stava prosciugando. Troppi anni di strip. Troppi. Si sentiva bloccata, in trappola. Forse una sua trappola mentale o la frequentazione con questi esseri della notte l'avevano cambiata? Melissa era con lei due giorni prima che scomparisse, il 14 luglio, e disse che Susan aveva bronchite, enfisema e un'ulcera. Disse che era stata in ospedale due volte quella settimana. Parlò dei suoi sbalzi d'umore e della depressione e di temere per la sua vita.
Anche Melissa era stata seguita in auto e si era accorta di questa stranezza. Il 14 luglio il cercapersone di Susan squillò a metà di un'intervista. «Oh, quello deve essere il mio stalker», disse. Due giorni dopo era sparita e da allora non è stata più vista. Non avendo sue notizie, la madre di Susan chiamò il dipartimento di polizia di Nutley. The three of us, we are soldiers. No, we never blush. We are soldiers. The three of us, we are soldiers. New York è una città che richiama il vampiro. Gli alti grattacieli forse gli fanno ricordare le alte montagne dei Carpazi e la decadenza di alcuni vicoli, la povertà dei piccoli villaggi sparsi a valle. Ha un museo sui vampiri, un centro di ricerca sui vampiri, il più grande fan club del Conte Dracula al mondo. Persino un talk show via cavo dopo mezzanotte per gli amanti delle zanne e i cercatori di sangue. Ci sono serate nei club dei vampiri, The Realm, The Bat Cave e Band, Nosferatu, Type o Negative. Il marchio lasciato dall'onda di prodotti sui vampiri di questo decennio
i romanzi di Anne Rice, il film di Intervista col vampiro, il Dracula di Coppola, sembra più alto qui. Mantelli neri e pelle pallida sono quasi alla moda nell'aria estiva minacciosa dell'East Village. I suoi condomini rosso sangue si dice siano i preferiti dai vampiri. La maggior parte di questi locali è ai limiti del ridicolo. La coda per The Real ha spesso metri di fila e non una traccia di morte da vampiro. Solo occhi rossi ansiosi di studenti che non vedono l'ora di entrare. Dentro era come il Rocky Horror Show o il brutto MTV di metà anni Ottanta. Ghiaccio secco, tonfi di batteria, ragazzi che si sporgevano orgogliosamente dal bar con le loro magliette God is Dead. Dopo un'ora, il DJ si è tolto il suo plumbeo doom rock e ha messo su un vivace pezzo di Blur. Tutti si precipitarono sulla pista da ballo. Trovare i cosiddetti veri vampiri non è facile. Un negozio che vendeva abiti gotici nel mezzo dell'East Village ne è la prova. «Sì, ne stanno arrivando un sacco», disse la donna dietro il bancone, stranamente avvizzita e non del tutto convincente. Accanto alla porta c'era una rastrelliera zeppa di mantelle di velluto e raso. Costavano $250 ciascuno. La gente non si ricorda sempre di andarli a prendere. Non sono molto bravi a rispettare l'orario programmato, aggiunge l'improbabile signora. Dall'altra parte della strada, il negozio del suo capo era migliore. Le ringhiere dipinte d'oro portavano, come il labirinto di Dorothy, verso un antro buio e scuro. Addentrandosi, si rivela, come una nave in mezzo alla nebbia, un teatro seminterrato abbandonato, dipinto di nero, e ovunque si scorgono teschi smaltati, oggetti da strega, vecchi vestiti, libri dell'occulto, mantelli e gioielli a forma di bara. In fondo, una donna di mezza età, con i capelli rossi e una camicetta grigia lucida. «Sono la strega dell'East Village», ha detto. «Sono la reverenda Lady Armida».
La reverenda Lady Armida ha molti prodotti per vampiri. Conserva le loro fiale di sangue di peltro e piccoli coltelli cerimoniali per rompere la pelle. Quando Susan Walsh è scomparsa, è venuta una stazione televisiva locale e l'ha intervistata sui suoi clienti. «Stai perdendo tempo a cercarli durante il giorno», disse. «Lavorano di notte. Alcuni di loro lavorano negli ospedali convenientemente». Lo disse con una tale soddisfazione che le si potevano vedere pulsar le vene del collo mentre teneva i pugni stretti, come a nascondere un sussulto di immonda felicità. «Uccidono le persone, sai?» «Penso che Susan sia stata uccisa da un uomo degenerato. Sto cercando di scoprire dove l'hanno nascosta». Il suo assistente, farfugliando, disse che se qualcuno avesse curiosato nei suoi affari, senza il suo consenso, sarebbe potuto scomparire in un batter d'ali. Forse aveva messo il naso nel posto sbagliato, dato che a New York è abbastanza facile scomparire. È la prima volta che il sangue si trova al centro di misteriose sparizioni. In Cambogia un uomo è stato utilizzato letteralmente come fonte umana per rifornire di sangue non si sa bene chi o che cosa da una banda del luogo. Riuscito a fuggire, ha dichiarato di essere stato usato come un distributore vivente. Che i vampiri abbiano spostato il loro commercio altrove per paura di essere scoperti? New York è grande, ma ben controllata. I paesi del terzo mondo molto meno. Due persone sono state arrestate dai funzionari del Corlebout Teaching Hospital in Ghana e consegnata alla polizia per aver tentato di rubare pinte di sangue al terzo piano del reparto di chirurgia dell'ospedale. La direzione dell'ospedale afferma che le nefaste attività del duo sono arrivate all'attenzione dei suoi agenti di sicurezza dopo una soffiata. Uno dei due era in possesso di alcune pinte di sangue rubate mentre l'altro, suo complice, sedeva fuori ad aspettarlo nel parcheggio intorno all'isolato amministrativo dell'ospedale. Ad Hong Kong, un uomo è stato arrestato per aver rubato e bevuto campioni di sangue da un ospedale. Secondo quanto riferito, il 29enne è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre rubava tre provette di sangue dal laboratorio dell'ospedale Yang Chai. Ha bevuto le fiale e ha scaricato i tubi vuoti in un bidone della spazzatura nell'atrio dell'ascensore dell'ospedale prima di fuggire. Un portavoce della polizia ha detto che l'uomo era andato in ospedale dopo essersi fatto male a una gamba mentre era ubriaco. Mentre era lì, si è recato al laboratorio di emergenza e si è chinato su un bancone per rubare il sangue. Ma qui parliamo di New York. Da dove viene questo sangue, specie dopo la diffusione dell'HIV?
È sangue controllato? Forse c'è una rete di infermieri e medici che lo raccolgono e lo distribuiscono? Forse non riescono a fare le battute di caccia contro poveri bambini, come in Europa. Nello stesso periodo vi è il caso Marc Dutroux. E forse si devono accontentare, come in qualche horror di serie B, di sangue di seconda mano. Ma se non fosse davvero così? Se in mezzo ci fosse anche sangue di prima mano? Quante donne e uomini soli, sani, scomparsi da New York? Quanti, in cerca di una nuova vita nella Grande Mela, si sono fidati di questi individui? Un nuovo impiego come stagista, il simpatico collega di lavoro e la solita frase dopo la scomparsa. Non ha retto alla pressione e se n'è andato. New York ti mangia, caro mio. New York ti mangia. Speriamo che la puntata vi stia piacendo, carissimi amici, e vi ringraziamo dei tantissimi commenti, grazie ancora. Mi raccomando, mettete il cuoricino giallo, mi raccomando, e condividete la puntata. Ovviamente condividete la puntata, se vi fa piacere, condividetela direi con il mondo. Ed ora Rock Joe dei Def. I Def Lab. We'll be right back.
primo vampiro incontrato da Susan ai margini di una pista da ballo, verso settembre, era un uomo magro e assonnato, dell'East Village chiamato Vlad. Aveva circa 40 anni e preferiva usare una lama di rasoio. Susan lo seguì nel suo appartamento, fuori dall'East Village, tra le grandi torri grigie delle case popolari. Sotto la grondaia con i suoi teschi e il Rottweiler, cinque rampe tremanti di scale in ferro aggettanti sulla strada. Nessun altro poteva sentirli parlare. E Vlad teneva sempre le tende tirate. Non voleva mostrarsi. Non voleva la luce. Le città sono un buon posto, disse Vlad quando la incontrò. Se hai fame, ci sono molte vittime volontarie. Da bambino bevevo sangue dai tagli dei miei amici. Era sempre così buono. Sedeva immobile mentre parlava nella sua camera da letto. Le sillabe uscivano quasi dall'ombra. Un po' di sangue ha un sapore molto dolce. Molto dolce. Di nettare. Ho bevuto la scorsa notte. Il suo Rottweiler avanzò dalla stanza buia accanto e iniziò a leccare il polso di Susan. Sembri un po' nervosa, disse Vlad. Se
Susan gli disse che il suo articolo sarebbe stato pubblicato su una pagina dedicata ad Halloween e alle pratiche oscure. Sai da dove inizia a tessere la sua tela il ragno? Dai bordi lontani, quelli attaccati ai rami. Poi si lancia come un acrobata e piano piano la rende sempre più fitta, verso il centro. Io sono su uno di quei rami. Quello che mi arriva è solo il vento, gli scarti. Nel mezzo le prede attirate sono più succose e vengono lasciate lì a penzolare finché non sono essiccate, prosciugate. Dai la caccia alla tela, ne distruggi i bordi come una banale casalinga, ma non sai dove si nasconde il ragno. Alcuni chiesero a Susan dove vivesse Vlad e lei rispose stancamente: nel Jersey. Il suo accento strascicato si affievolì. Le tende della sua camera da letto tremolavano nella brezza serale. Perché un gruppo di vampiri dell'East Village dovrebbe andare fino al Jersey, dove abito io, quando ci sono 8 milioni di persone con cui sfamarsi qui? I suoi redattori al Village Voice si tirarono indietro davanti a ciò che aveva scritto Susan. 8 mesi dopo, Vlad apparve sulla stampa da qualche altra parte, in Red Light, il libro per il quale Susan collaborò come ricercatrice. Il capitolo si chiamava Blood Sports ed era illustrato da una fotografia con didascalie di Vlad e del suo rasoio. Poche settimane dopo, Susan scomparve. Negli ultimi giorni ripeteva stancamente: potevo farcela, ma non mi ha fatto entrare. Non mi ha fatto entrare nella sua testa. Un altro caso famoso. Lady Gaga è stata accusata di aver preso parte a un rituale satanico dopo aver lasciato una vasca da bagno piena di sangue in un hotel di Londra.
L'incidente è accaduto durante l'estate del 2012 all'Hotel Intercontinental della capitale. Uno dei lavoratori dell'hotel ha rivelato a Truthquake i propri pensieri sulla vicenda e ha affermato che la cantante stava facendo il bagno nel sangue come parte di un rituale satanico. Conferma arrivata anche dalle ex collaboratrici della cantante. Il lavoratore dell'hotel ha proseguito dicendo: Lady Gaga ha lasciato grandi quantità di sangue nella suite durante quel soggiorno. L'incidente è stato segnalato al portiere, a cui è stato detto di toglierselo dalla mente. Megan Fox, la nota attrice, ha confermato durante un'intervista di quest'anno sulla TV americana: I guess drank each other's... Immagino che ubriacarsi a vicenda possa fuorviare la gente, o che la gente ci immagini con dei calici e che siamo come in Game of Thrones a bere il sangue dell'altro. Sono solo poche gocce, ma sì, consumiamo il sangue dell'altro a volte, solo per scopi rituali. È usato per un motivo ed è controllato. Versiamo qualche goccia di sangue e ce lo beviamo a vicenda. Lui, Machine Gun Kelly, è molto più disordinato, frenetico e caotico, disposto ad aprirsi il petto con un vetro rotto e a dire: prendete la mia anima, lasciatemi sanguinare su di voi. Non è che non succeda, lasciatemelo dire. Forse non proprio così, ma una versione di questo è successa. E molte volte. A version of that has happened many times. Vi sono foto che sin dall'inizio degli anni 60 questo rituale avvenisse. Sharon Tate, la tristemente nota moglie di Roman Polanski, venne immortalata in una foto mentre beveva sangue al cospetto del capo della chiesa satanica di Los Angeles, Anton Levy, amico di Crowley. Apparirà in un cameo in Rosemary's Baby come padre della setta. Anche la nota attrice Jane Mansfield venne fotografata nello stesso modo. Si dice che quello di bere sangue sia un rito antichissimo e si dice anche vi siano immagini addirittura della compianta regina Elisabetta vestita da druida che si fa versare sangue in un corno dal capo sacerdote in una cerimonia gaelica. Ne è testimonianza un breve filmato. Don't cover me, babe. Don't lay yourself on top of me. I don't want us to start again. Oh, get it in, I'm not your friend, no. When everything's been said and everything's been done, I'll be down the street or passed out on rum. 'Cause I'm trying to forget you, I'm trying to forget about you. Don't cover me, babe. Your shadow's hanging over me. Breathe on me. Just breathe on me. And don't cover me, babe. Don't fill me with this false race. I can't do this anymore. Yeah.
Il dipartimento di polizia di Nutley aveva esclusi i vampiri e quasi tutti gli altri. I genitori della Walsh, i suoi amici, i suoi editori. Solo Lady Armida, con le troupe televisive che fiutavano in giro e mantelli da vendere, aveva seriamente suggerito il rapimento o l'omicidio con i mezzi di un film dell'orrore. È possibile che la vita sia stata prosciugata da Susan Walsh in tutto o in parte da vampiri di tipo meno teatrale. Non infestavano l'East Village, non avevano zanne e nemmeno si vestivano di nero, ma sedevano, accovacciati e tutti i giorni, su sgabelli da bar nel New Jersey. Walsh potrebbe essere stata una madre devota, aspirante e aperta, ma ha anche fatto una vita meno salutare, come ballerina go-go, spogliata in un bikini tremolante in modo che gli altri potessero nutrirsi di lei. «Le è piaciuto il sensazionalismo della sua vita», dice Jill Marley, una regista di documentari che l'ha intervistata per un programma sull'industria del sesso. «Lei ha creato questo dramma. Tuttavia, essere esposta sul palco richiedeva un'armatura di un certo tipo. E Walsh iniziò a bere. Le era già stato prescritto il litio per una possibile depressione maniacale. Poi gli sguardi di birra dei suoi clienti persero il loro fascino e divennero odiosi». Quando il suo libro era finito, era stata assunta per far lo stesso per una troupe di documentaristi tedeschi che girava un film sulle immigrate russe che diventavano ballerine go-go. Stava per iniziare a lavorare per la BBC, in un programma simile, quando è scomparsa. Il pericolo era chiaro. All'inizio di quell'anno, Susan era stata minacciata due volte da agenti di ballerine go-go. I go-go bar nel New Jersey sono generalmente considerati sotto il controllo della mafia.
Le ballerine sono talvolta usate come esca negli affari mafiosi, rendendole ancora più vulnerabili. Come ha scritto Marty, un manager di un club go-go, nel libro di Ridgway, le ragazze che non vedi più è perché hanno scoperto qualcosa, o forse hanno sentito una conversazione scomoda, e quelle non possono più tornare indietro o uscirne. La minaccia per lei era diventata tanto interna quanto esterna. L'anno precedente sviluppò un disturbo alimentare. Cominciò a prendere Xanax mescolato con alcol, che può causare deliri e allucinazioni. Poi smise del tutto di prendere le medicine. Un giorno, a New York, dice Ridgway, crollò per strada. Sei settimane dopo, la polizia di Nutley affermò che la loro indagine sulla persona scomparsa era un punto morto. La cosa migliore che gli amici di Susan sperarono è che avesse avuto una specie di esaurimento nervoso. Il peggio, il suicidio o l'abbraccio deliberato di una delle possibilità fatali che la sua vita aveva acquisito. Forse aveva scoperto qualcosa. Forse si era avvicinata al centro di quella tela, la tela di Vlad, e aveva capito dove si nascondeva il ragno. Il ragno ti irretisce, ha 8 zampe, e se lo guardi negli occhi, in men che non si dica, sei una sua preda. Non avrebbe mai abbandonato suo figlio. Mai una telefonata, anche sotto copertura. Dal 2008 Susan Walsh viene dichiarata ufficialmente morta. No more pain, no more worries. Got no more time for loving you. No more. They're coming to get me tomorrow. Got no more time for loving you. Io sono su uno di quei rami. Quello che mi arriva è solo il vento, gli scarti. Nel mezzo le prede attirate sono più succose e vengono lasciate lì a penzolare finché non sono essiccate, prosciugate. Dai la caccia alla tela. Ne distruggi i bordi come una banale casalinga. Ma non sai dove si nasconde il ragno.